Radio Radicale, siamo con Mario Tassone, che come sapete è stato parlamentare dal 1976 al 2013, quindi con qualche interruzione, però un impegno politico molto, molto importante. E ovviamente l'onorevole Tassone ha visto tante campagne elettorali nazionali, ma anche tante campagne per le elezioni europee. Allora, io non voglio essere... ha avuto l'impressione, cioè non, con la domanda non voglio suggerire la risposta, però ha avuto l'impressione che con questa campagna elettorale, non dico che siamo arrivati al capolinea, ma ci siamo arrivati vicini, a una fermata. Il capolinea dove scendono tutti praticamente... No, una valutazione credo che sia diffusa, non è soltanto una mia considerazione, non è un mio pensiero. Una campagna elettorale così, tra virgolette, campagna elettorale a punto interrogativo, non l'ho mai vista. Eppure dall'alto della mia età, ecco, degli anni che ho dietro il groppone, come so dire, ecco, ho visto tante campagne elettorali, ho fatto 12 campagne elettorali dirette per il Parlamento, ho fatto altre campagne elettorali come dirigente politico, ma una campagna elettorale così incolore, così piatta, per alcuni versi così insulsa, non l'avevo mai verificato. Io ricordo la prima campagna elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, l'elezione con il suffragio universale, che prima erano elezioni di secondo grado, cioè i parlamentari europei erano eletti, indicati dai parlamenti nazionali degli stati membri, e fu quella del 1979, ecco, la prima votazione. Grande entusiasmo, un grande fervore, una grande attesa per l'appuntamento europeo, e facevamo quella campagna elettorale. Io mi ricordo che la fece tutta, le elezioni politiche si erano svolte qualche mese prima, e poi c'è stato ovviamente un prosieguo di campagna elettorale con l'Europea a sostenere il mio partito, la Democrazia Cristiana, e i candidati della Democrazia Cristiana. Questo momento è veramente un momento di grande sofferenza. La campagna elettorale non c'è stata. In sofferenza la democrazia, il paese, la politica. L'appuntamento europeo doveva essere la grande occasione, visto gli avvenimenti internazionali, per parlare di Europa e del ruolo della Commissione. Dei veti che dovrebbero essere aboliti per alcune materie, un'Europa politica, sicurezza, difesa, quindi la politica estera, una serie di problemi che ci sono, che esistono, che vengono ad essere bypassati con un'Europa che certamente ha qualche difficoltà, qualche affanno, e soprattutto non si trova in buona salute. Perciò si pensava che la classe il dirigente dei paesi membri potesse misurarsi su temi, su contenuti molto arditi, ma soprattutto creando una prospettiva di una speranza. C'è invece un riflusso, è una saga paesana questo. I partiti politici si sono confrontati, anzi i leader dei partiti politici non ci sono più, sono i movimenti che noi chiamiamo per decoro e ovviamente per il grande elargizione e generosità a partiti politici, sono dei movimenti con capi tribù, ovviamente, che non ci sono filoni culturali. Tant'è vero che le battaglie che si stanno facendo sono a fini nazionali, per le ricadute nazionali, cioè la visione è proiettata soltanto per i risultati elettorali, per un riposizionamento, per assaggiare le forze, per poter incidere o meno, ecco, nelle scelte, nel proseguo ovviamente dell'attività parlamentare e quant'altro. Per cui sono aspetti inquietanti, personaggi che si sono alleati e hanno trovato collocazione in aggregazioni che certamente non corrispondono a sentimenti, a dichiarazioni più volte professate all'inizio, per cui c'è semplicemente un'utilizzazione delle candidature o della collocazione alle varie liste. Prima si candidava per identità, per ideali, per passione. Ecco, non riscaldi i cuori questa campagna elettorale, e ovviamente il segno è ovviamente
di una decadenza forte, come dicevo poc'anzi, di una crisi profonda, e noi discutiamo. Certo. Se lei dovesse dire tre cose che ha visto in questa campagna elettorale che non le sono piaciute, cosa ricorderebbe di negativo? Non voglio entrare nel merito ovviamente degli schieramenti, proprio per un fatto di rispetto di quanti sono impegnati nella campagna elettorale. Però ci sarà qualcosa che ha visto lei che non... Democristiani che si allevano con gli abortisti, ad esempio, di un tempo, questo qua. Capito. Quindi non le è piaciuta Stati Uniti d'Europa? I generali che non si sa, che in attesa di conquiste di spazi, non sappiamo se per colonizzare o altro, c'è un riflusso di sentimenti che lasciano il posto, questi sentimenti, all'orgoglio personale, all'ambizione personale. Non che la politica non sia ambizione personale, guai se non ci fosse l'ambizione, il desiderio, la speranza, il tentativo di costruire. Ecco, il tentativo di costruire, di creare qualcuno di proprio per avere anche dei ritorni sul piano personale, ma avere semplicemente un ritorno personale, perché c'è l'ecocentrismo, c'è ormai l'individualismo che predomina. Quando noi diciamo che la crisi della democrazia c'è, esiste, e non c'è dubbio, perché c'è soltanto un egocentrismo e basta. Ci sono non i partiti, i movimenti, ci sono le persone, gli uomini. E quando ovviamente qualcuno di noi, come io avanzo, ovviamente come avanzato in tante sedi, qualche critica al progetto del premierato, è perché questo va a negare quelle che sono le conquiste democratiche, e soprattutto va verso una decadenza, verso un riflusso verso l'autoritarismo. È un movimento avversivo. Ognuno, io non è che ce l'ho con la Meloni, che fa il suo e corrisponde a una sua vocazione, alla sua formazione, e lo fa anche con un'edizione delle vedute corrette per il suo ruolo che dà. Quello che mi dà ovviamente senso e significato è che c'è un mondo della cultura che certamente è assente, non fa nessun commento e fa passare questo premierato come una riforma qualsiasi, e invece è un abbattimento, una liquidazione della Costituzione. Allora, lei promuove qualcuno in questa campagna elettorale? Almeno qualcosa di buono ci sarà stato, perché il male non vince. Ma guarda, non è che io non voglio condannare nessuno. Certamente devo dire che non c'è più una classe dirigente che è all'altezza delle tensioni, dei desideri e delle attese che sono prese, non c'è una sintonizzazione. Poi ognuno dei leader, presi singolarmente, sono tutti bravi e sono impegnati, ma che non ci sia una condivisione, non ci sia un modo solidale di costruire, di fare, questo qua è innegabile. Certo. E questo è un fatto negativo anche in prospettiva. Come vogliamo costruire questa Europa è così frammentata? Ma le difficoltà e la crisi della classe dirigente la troviamo dovunque in Europa. Per esempio, io dico che chi pensa che la destra estrema o sovranista possa allearsi con il Partito Popolare Europeo, dico il Partito Popolare Europeo non può allearsi con quelli che negano ovviamente la centralità del Parlamento, l'equilibrio tra esecutivo, legislativo e giudiziario. Ha tentato ovviamente Mattarella, che io molto rispetto, molto, di parlare di sovranità europea, poi ha avuto delle critiche immeritate a mio avviso, perché in effetti è l'ideale di Mattarella, ma c'è uno stacco tra ideale e reale, perché oggi ovviamente non abbiamo manco la sovranità, oggi nemmeno in Italia c'è il Parlamento depositario della sovranità popolare. Questo qui ha posto la questione, forse non è stato capito, è stato criticato ingiustamente e qualcuno ha chiesto dimissioni, però questo qua è un tema che dovrebbe essere affrontato diversamente e soprattutto capire con lo spirito con quale Mattarella ha costruito questa sua proposta, che certamente era una proposta che era in fiera, in movimento, che richiedeva diversi approcci, diverse riflessioni e diversi approfondimenti. Senta, secondo lei qualcuno non ce la farà a raggiungere il 4%? Non lo so questo qua, perché poi tutti quanti adesso danno i numeri, ovviamente. È come se fosse una cabala, cioè dire, sono dei concorrenti, non sappiamo le squadre, perché le squadre che sono in campo non è che sono
che sono costruite sulla base di esperienze condivise di queste squadre. Solo candidatura la bisogna, la fazzonate. Questo qua è l'aspetto più mortificante e umiliante per alcuni versi. Non lo so, ognuno tenta di costruire una prospettiva. Qualcuno che per esempio non ha mai detto parolacce, non ha mai chiesto le dimissioni di nessuno, ci guadagnerà da questa campagna elettorale, che insomma ha cercato di tenersi su toni moderati, insomma, tranquilli. L'elettorato italiano ha dimostrato nel passato, anche non molto remoto, di preferire un po' le estreme polemiche o gli estremismi che fanno, oppure i grandi salvatori. E può darsi che qualche cosa non è andata rispetto a questo tipo di convinzione, soprattutto di attesa e di posta fiducia che c'è stata. E allora qual è la rimodulazione? È ritornare ad un centro. È il mio rammarico, perché ci ho tentato fino alla fine, di costruire un centro dove ci siano ovviamente i riferimenti dei cristiani democratici, una cultura del popolismo cristiano, populismo democratico. Questo non c'è stato perché ognuno si è collocato altrove, manca ovviamente il filone culturale che certamente dava garanzia al centro. Certo, può darsi che un risultato può essere utile e può essere anche visto e giudicato positivamente, di avere qualche riscontro, qualche voto in più, qualche fiducia in più, qualche suffragio in più, partiti che sono meno violenti nel linguaggio, meno estremisti, meno avventurieri. Forse il paese dovrebbe pure capire che le avventure, i capi carismatici, i salvatori della patria, sono fuori tempo e fuori storia. Se qualcuno pensa di poterle ripristinare, certamente è fuori dalla storia e fuori dalla cultura umanistica del nostro paese. Lei non risiede qua nella circoscrizione dell'Italia centrale, va a votare? Io vado a votare, certo, io sto ripartendo, io sono calabrese, sono iscritto nelle liste elettorali di Catanzaro, vado a votare a Catanzaro e vado a esprimere. Ovviamente, che abbia le idee chiare. Consiglia a tutti di andare a votare? Bisogna andare a votare e dare a ognuno il proprio contributo. Perché l'astensione al voto è la crisi più profonda che si può arrecare al nostro paese e al futuro del nostro paese. Grazie come sempre a Mario Tassone. Grazie a voi.